Torno con i libri letti veramente, con alle spalle una libreria sempre più vuota, i titoli non sono tantissimi, però siccome sono dei tomi non indifferenti, o almeno alcuni di essi lo sono, ho pensato di parlarvene subito anche perché così uno dei famosi libri che sono stati ricevuti in prestito lo posso restituire e stiamo parlando finalmente di Noi sopravvissuti di Tan Shou, che è la storia di un uomo in Malesia, di come cresce in un mondo che cambia fino a commettere un delitto. E questo non è un'anticipazione della trama, perché quando succede, quando la storia comincia, lui il delitto lo ha già commesso e poi torna a ritroso nella sua infanzia per raccontare ad una ragazza che è di origini malesi ma non vive più nel suo paese d'origine, anzi vive negli Stati Uniti e sta facendo una ricerca, quindi lo intervista, gli racconta, gli chiede di raccontare tutta la sua vita. Quindi lui a questa ragazza racconta di come era bambino in un paesino in mezzo alla giungla, completamente sconnesso dal mondo, dove per arrivare alla capitale o in qualsiasi altro posto dove ci fosse un po' di vita sociale bisognava stare su uno scooter per un sacco di tempo, sottoposti alla furia delle intemperie e soprattutto delle maree. Di come lui vivesse da solo con sua madre una vita molto dura, ma che però era la vita un po' di tutto il paese, di come il paesino cambia, arriva l'acquacultura e quindi cominciano ad allevare i pesci nel paesino, e quindi quello è il posto in cui, cioè il modo in cui tutti riescono a sopravvivere e anche magari a migliorare la loro condizione di vita. Però ti fa capire il romanzo, il prezzo di questo miglioramento delle condizioni di vita lo sta pagando l'ambiente, perché l'ambiente viene disboscato completamente per fare spazio a questi allevamenti di pesci, dove sappiamo benissimo i pesci vengono stipati in grandissime quantità e poi ipernutriti e poi pescati rapidamente perché poi finiscano sulle tavole dei ristoranti o nei supermercati, come anche avviene questo disboscamento folle della giungla per far spazio alle palme, del famoso olio di palma, che crea un danno ambientale incredibile perché vengono abbattute chilometri e chilometri di foreste. E lui racconta poi ad un certo punto di come si addentra attraverso queste piantagioni di olio di palma, di palme da olio, che sembrano tutte uguali, dove è difficilissimo orientarsi e per chilometri e chilometri quadrati non si trovano altro che piantagioni. Un'altra denuncia che esce da questo romanzo in maniera non veemente, ma che fa chiaramente percepire al lettore, è di come la Malesia si fondi sulla manodopera clandestina. All'inizio gli indonesiani e poi gli abitanti del Bangladesh che si imbarcano, cercano di una vita migliore e un salario da mandare a casa, a delle condizioni di vita terribili in cui muoiono a manciate e nessuno si prende cura di loro. Anche ad un certo punto succederà che un gruppo di uomini prende il colera e nessuno si interessa a loro, se non per il fatto che una persona perde la forza lavoro che è lì a curare le vasche di pesce. Un ingrandimento sempre maggiore per fini commerciali di tutto quello che viene fatto, però senza appunto preoccuparsi dell'ambiente circostante. Vediamo proprio attraverso le parole di quest'uomo la Malesia che cambia e di come anche lui è cambiato e cresciuto da bambino che era a un uomo che ha cercato di migliorare le proprie condizioni di vita, fino ad una svolta terribile che è anche dovuta ad un'amicizia che lui ha sempre avuto, ma sempre in un certo modo subito. È una storia molto interessante, soprattutto dal punto di vista dei contenuti, ma anche la scrittura non è male, perché semplifica davvero la lettura senza essere sciatta. È molto interessante, quella fa anche dell'ironia sulla letteratura contemporanea. È un romanzo sottile che io ho martoriato leggendo veramente a pezzetti, un giorno qui, due giorni no, non riuscivo a leggere. È un periodo abbastanza complicato per me per le letture e come vi dicevo, oltre al poco tempo unisco anche la scarsa concentrazione, quindi davvero però posso confermare che sono riuscita a lasciarlo per giorni, poi riprenderlo e ricordarmi esattamente dove ero rimasta. I personaggi sono pochi, sono chiari da distinguere, quindi
non è difficile, anche se appunto il romanzo viene abbandonato per qualche giorno e ripreso, e quindi questo secondo me, anche se ha dei capitoli a volte lunghi, lo rende una perfetta lettura da mezzo pubblico, perché uno poi scende, anche se ricomincia dopo ore, da un pezzo a metà, non si dimenticherà che cosa era successo in precedenza. È quindi un romanzo che mi sento di consigliare, ringrazio l'amica Mavi che me l'ha prestato e alla quale posso finalmente restituirlo prima di portarlo nella casa nuova. Gli altri romanzi di cui vi parlo sono stati delle letture in digitali e un audiolibro. Ci tengo subito a parlarvi di questo audiolibro che avevo cominciato per il gruppo di lettura della Giuggiola ed era Le sette morti di Evelyn Hardcastle, che si trova su Storytel, forse anche su Audible, in audiolibro, e che io ho cominciato così, poi qua e là tra spizzichi e bocconi ho letto anche in ebook, ma principalmente l'ho ascoltato. So che c'erano delle perplessità da parte di alcuni a proposito dell'ascolto di questo romanzo, se valesse la pena, se ci si perdesse, se fosse meglio appunto avere sotto mano addirittura il cartaceo per tornare indietro, sfogliare e ritrovarsi. Io devo dire che l'unica pecca che può avere l'audiolibro rispetto magari al ebook e ancora di più al cartaceo è che non si ha sotto mano la cartina della casa, della quale io però personalmente non ho sentito la mancanza. Per il resto, grazie all'abilità dell'attore che legge tutta la trama, non c'è, secondo me, si distinguono i personaggi talmente bene che io non ho mai avuto un momento di sbandamento e di dire un momento chi è questo, che cosa fa qui, e avere il bisogno di tornare indietro perché non capivo di che cosa si stesse parlando. È pur vero che sono stata talmente inghiottita dalla narrazione che l'ho finito in pochissimo tempo, infatti avrebbe dovuto essere un gruppo di lettura di 3 settimane, io in capo a una settimana lo avevo completato, proprio perché ha sfruttato qualsiasi momento libero e magari trascurando un po' di guardare anche i video YouTube, che è una cosa che faccio magari quando mi strucco, cose del genere. Lì in quel caso ascoltavo l'audiolibro perché volevo andare avanti e vedere cosa succedeva. Diciamo che è una storia che conoscete un po' tutti, è un uomo che si risveglia ogni giorno nel corpo di qualcun altro per rivivere sempre lo stesso giorno e risolvere il dilemma di chi è l'assassino di Evelyn Hardcastle, la figlia di una famiglia potente e presumibilmente ricca, ma caduta in disgrazia, che ritorna a casa e viene data una festa in suo onore, ma alla fine della serata lei morirà. E questo giorno viene ripetuto e ripetuto perché il protagonista si risveglia ogni volta nel corpo di un uomo diverso e deve arrivare alla fine di questo dilemma e risolvere il mistero. Vediamo che lui assume anche in parte le caratteristiche di questi uomini in cui si incarna e rivive ogni volta appunto la stessa giornata da punti di vista diversi, portando con sé il bagaglio di quello che ha imparato nei giorni precedenti. Ovviamente il problema sta nel fatto che se lui entro un tot di giorni, che sono le sue reincarnazioni, non risolve questo mistero, si sveglierà di nuovo al completamento del suo periodo di reincarnazioni con la memoria completamente brasata e rifarà da capo tutta la trafila, risvegliandosi di nuovo senza memoria nel bel mezzo del nulla e scoprendo via via le cose, ma senza portarsi dietro il bagaglio precedente. E infatti poi nel romanzo scopriremo che questa cosa è successa innumerevoli volte, che lui ha passato anni a ripetere la stessa settimana o comunque lo stesso periodo, reincarnandosi, cercando di arrivare alla fine del mistero. Mistero che ovviamente ve lo aspetterete già, verrà svelato alla fine ed è abbastanza sorprendente. Devo dire che l'originalità dell'autore è venuta fuori sia nel raccontare la storia, sia nel svolgimento finale, nella soluzione del delitto, che è abbastanza originale, non è nuovissima, non è che ci troviamo davanti a una cosa mai vista, però tutto sommato è una cosa che io ho trovato accettabile. So che ad alcuni non è piaciuta, però secondo me nell'economia della storia ci può stare. È anche qui un romanzo di intrattenimento che mi sento di consigliare,
che però ha dei difetti. Il primo difetto che io ho riscontrato personalmente, che penso che l'autore abbia voluto ma ho trovato eccessivo, è la scrittura. È una scrittura eccessivamente cupa e anche che prende spunto soprattutto nella prima incarnazione, ma poi comunque succede sempre, da una serie di cliché anche molto visivi che però mi sono sembrati quasi comici. Non lo so, vi dico che è talmente cupa la giornata che ad un certo punto un uccello volando si schianta contro le vetrate della casa e muore. Poi lui entra in una stanza che deve descrivere con cupezza e vediamo una penna che perde l'inchiostro dal pennino. Cose di questo tipo che io ho trovato un po' eccessive. Io l'ho chiamata la scrittura Penny Dreadful, proprio perché cercava di esagerare l'aspetto gotico, ma pure troppo, cioè io avrei voluto dirgli anche di meno. La seconda cosa, che invece secondo me è un difetto di trama, è che a volte alcune soluzioni sono un po' forzate. Per esempio, pur sapendo come le cose si evolveranno, certi personaggi fanno delle scelte che sanno già cosa porteranno, nel senso che lui, non so, mettete al giorno 4, adesso invento, al giorno 4 lui sa che le cose andranno in un determinato modo e potrebbe, perché la cosa lo coinvolge, fare una cosa, fare una scelta che devia il senso della giornata, non la fa perché sa che la giornata deve andare in quel modo. Se invece lui prendesse veramente una decisione che fa svoltare le cose, al giorno 4 già l'avremmo bene che risolto sto delitto, e invece no, cioè lui sa che deve andare avanti di giorno in giorno per concludere le sue incarnazioni, ma perché? E un'altra cosa è che appunto lui, portandosi avanti sto bagaglio di cose che sa che deve fare per fare in modo che Evelyn muoia, cioè altre cose invece che avrebbe potuto fare proprio perché aveva il suo bagaglio, non le sfrutta. Cioè ad un certo punto uno di questi personaggi in cui lui si incarna è un uomo particolarmente intelligente e fa una cosa che è ha l'obiettivo di contattare tutte le altre sue incarnazioni. È una cosa che appunto è talmente intelligente che c'è chi si complimenta con lui, però tutte le altre incarnazioni successive non prendono spunto da questa roba qui, che sanno, cioè loro lo sanno già che potrebbero presentarsi a quell'ora e incontrarsi tutti insieme. Non lo fanno. Perché? Non si sa. Cioè, questa cosa che poteva appunto essere lì, che si sedevano tutti, mettevano insieme i pezzi del puzzle e al giorno 2 avevano risolto un sacco di cose, non si capisce perché non venga sfruttata. E questa è una delle tante piccole pecche del romanzo che secondo me, se uno ci guarda bene bene, dice vabbè, ma la trama non è che sia esattamente così proprio meccanismo d'orologeria perfetta, se fosse un orologio vero si sarebbe inceppato. Tutto sommato comunque io l'ho letto con piacere, ve lo consiglio se ancora non lo avete letto, soprattutto adesso che cominciamo a finalmente goderci l'estate, cioè che si fa il weekend al mare, beato lui e o beata lei, e magari portarsi in spiaggia un libro del genere, soprattutto in ebook, nel senso che non pesa tanto, non è troppo ingombrante, perché quello di carta è un po' ingombrantone, secondo me può funzionare come lettura da spiaggia, ma anche come lettura d'inverno, proprio perché c'ha questo effetto goticone che se vi piove sulla finestra, insomma, tutto sommato rende bene l'atmosfera. Per il resto, comunque, sappiate che è una lettura di intrattenimento, che non è quel romanzo che vi cambierà la vita, che però si lascia leggere e che è, con me è stato utile, perché in un momento di concentrazione così bassa, anche grazie all'audiolibro, sono riuscita ad arrivare alla fine di una storia complessa comprendendola perfettamente, perché secondo me si capisce, però devo dire che è proprio l'audiolibro che è stato una manna dal cielo da questo punto di vista. Come audiolibro vi parlo subito di un romanzo che ho abbandonato, non so se lo riprenderò, però devo dire che già all'inizio mi ha convinto pochissimo. Mai stati così felici, che era stato il caso editoriale, credo, dell'estate dell'anno scorso. Ho cominciato ad ascoltarlo, sono rimasta forse a meno di un'ora, che comunque anche quello lì è un bel tomone, per cui sicuramente ci saranno delle evoluzioni, però l'ho trovato una storia così telenovelica, così beautiful, che non mi è venuta voglia di andare avanti. Se mi sbaglio, se lo avete letto e pensate che le primissime impressioni, che sono formate forse dal primo e secondo capitolo o addirittura dal primo capitolo e mezzo,
Se mi sbaglio, ditemelo nei commenti perché sono sicura che molti di voi lo hanno letto, visto che appunto l'anno scorso è stato così letto e anche parecchio apprezzato. Vado avanti magari con l'audiolibro e chissà che non mi appassioni anch'io. Andando invece ad altri due romanzi, anche qui di intrattenimento, che ho letto in ebook, parliamo di Harrowwood, che già vi avevo accennato nella sfida dell'hard disk impallato. Questo è un romanzo che purtroppo non si reperisce più in acquisto né in ebook né in cartaceo, credo, anche se qualcuno di voi mi ha detto si trova in copertina rigida, probabilmente sono dei fondi di magazzino, ma non mi voglio esprimere. Comunque in ebook io non l'ho più trovato. Avevo cercato le informazioni sul Kobo, non c'era più, e che però magari avete già in casa, trovate in biblioteca, quindi che è una lettura anche qui che mi sento di consigliare. Harrowwood è un detective all'epoca di Sherlock Holmes. Il romanzo in questione è ambientato nel 1895, quindi siamo in piena Londra vittoriana e una donna si presenta alle porte della casa di questo investigatore perché suo fratello è scomparso e lei lo prega di aiutarla a ritrovarlo. Questo Harrowwood è un personaggio un po' personaggione, c'è tutta una storia dietro in cui prima faceva un altro mestiere di giornalista, era molto abile a svelare dei misteri e ce l'ha su con Sherlock Holmes perché lo vede proprio come un suo avversario, anche un po' farlocco, nel senso che lui dice: è molto facile diventare il beniamino della stampa quando hai qualcuno che ti sponsorizza, come il dottor Watson, che scrive tutte le storie e che sicuramente nasconde i fallimenti mentre racconta soltanto le storie andate a buon fine e anche magari andando a ripescare delle cose che non sono state risolte in maniera così credibile, che Sherlock Holmes ha fornito la sua soluzione, ma non è detto che fosse quella giusta. È proprio una specie di suo pallino, ce l'ha proprio su con Sherlock Holmes. Forse pure troppo, ma credo che l'autore l'avesse aggiunto un po' per rendere il personaggio quasi comico all'interno di una storia che di comico ha ben poco. Ci sono magari delle situazioni un po' sopra le righe, però di per sé è una storia abbastanza drammatica perché appunto racconta delle storie che via via vanno a svelare dei misteri, tipo la tratta delle minorenni per spingere alla prostituzione con l'inganno, che anche qui mi sembra attualissima. È vero che il romanzo è stato scritto ai giorni nostri, ma era probabilmente una storia che già succedeva all'epoca e che però vediamo purtroppo succedere anche ai giorni nostri, quando tantissime ragazze che venivano dall'est oppure dall'Africa centrale vengono spinte alla prostituzione, prima illuse con la possibilità di un lavoro, magari come domestica in case di persone ricche, invece era tutto un imbroglio. Questo è uno dei retroscena che saltano fuori. Viene anche fuori quella Londra torbida che ha ben descritto Dickens, dei quartieri dormitorio dove gente poverissima si ammassava senza igiene, senza possibilità di mangiare, quasi tutti i mendicanti oppure le donne prostitute. Anche qui abbiamo Jack lo squartatore che viene nominato, anche se non avrà mai una parte nella storia. Quindi c'è molto vittorianesimo dentro questo romanzo, anche se è stato scritto ai giorni nostri. Una storia intricata, ma anche qui che si segue bene e non si fa difficoltà, nonostante la miriade di personaggi. Certe soluzioni un po' troppo facili, secondo me, altre un po' già viste, cioè un bambino viene rapito due volte all'interno di questa stessa storia. Magari la soluzione poteva essere una volta sola, ma due volte sa veramente di già visto. Però comunque anche qui un romanzo di intrattenimento, un romanzo che si legge volentieri e che tiene attaccato il lettore per vedere come va a finire la storia, chi è il colpevole di certe situazioni, cosa è successo da un'altra parte, chi è perché ha fatto certe cose, quindi i misteri sono diversi anche se poi portano a soluzioni simili. Tutto sommato è tutto un grande contenitore di diversi piccoli misteri che poi sono concatenati l'uno con l'altro, quindi è abbastanza intrigante come romanzo. I personaggi sono abbastanza curiosi e fa piacere leggerli. Alcune situazioni sono secondo me poco verosimili anche dal punto di vista psicologico, però secondo me non chiediamo troppo a questo tipo di romanzo. La scrittura è al servizio della trama, quindi è una scrittura onesta, senza infamia e senza lode, però non è di quelle che mi fanno storcere il naso e quindi va bene così. Ultimo romanzo di questi libri letti veramente.
Mara da Gal di Eugenio Tornaghi. Di Tornaghi io vi avevo già parlato in un'altra occasione perché avevo letto La pesca dello spada, che secondo me è superiore a questo, una storia interessantissima di una fusione bancaria e di un delitto che viene commesso all'interno di una banca, appunto. Questo romanzo sta a svelare tutta una serie di retroscena che fanno mostra di prestiti sommersi, usure, cose del genere, molto interessante, molto particolare. Mara da Gal sceglie un tema completamente diverso. Siamo in Brianza e siamo alle prese con la lottizzazione dei terreni agricoli che vengono improvvisamente dichiarati edificabili in modo che ci possano costruire sopra quadrilocali signorili e bilocali carinissimi, e che smembra un po' il paesaggio rurale che era tipico degli anni 80-90, appunto per questa edilizia selvaggia pur eccessiva e che poi ha portato in un certo senso anche ad una certa bolla immobiliare. Infatti qui, nonostante sia l'ultimo romanzo di Tornaghi, siamo ai primi del 2000, credo. Adesso lui butta lì qualche cosina che fa capire in che anni siamo. Siamo negli anni in cui è uscito il Codice da Vinci, perché viene proprio citato, lui lo usa proprio come marcatura temporale. Ad un certo punto c'è un personaggio che lo sta leggendo e dicendo che lo hanno letto un po' tutti, per cui ci fa capire che quello è il periodo, e quindi non c'è ancora quest'uso smodato di internet che noi abbiamo ai giorni nostri, qualcosina sì, ma non del tutto. Appunto, siamo alle prese con questa lottizzazione del territorio, con anche la malavita che si infiltra in queste situazioni, e devo dire che purtroppo Tornaghi ha messo troppa carne al fuoco. Secondo me, tagliuzzando qua e là, poteva venire un altro romanzo interessantissimo proprio su questa collusione tra la politica e l'immobiliarismo selvaggio, che qui non è che la mandi a dire, però ha inserito troppe cose e un altro paio di difetti che secondo me potevano migliorare il romanzo se fossero stati eliminati. Il primo enorme difetto, che secondo me questo è imperdonabile, non capisco perché l'editore non gliel'abbia fatto notare, è che il romanzo comincia con un protagonista e ad un quarto del romanzo il protagonista cambia, un quarto, un terzo, quindi un bel po' di romanzo abbiamo un protagonista che è un giovane giornalista, uno che tira un po' a campare, che non sta neanche facendo la tesi, che gli manca solo quella per laurearsi e invece no, che fa questi pezzi per questo giornale locale pagati 4 soldi, non sa neanche dire di no, non se ne sa andare per concentrarsi veramente sulla tesi, non si capisce che cosa voglia veramente, e comunque ha una serie di colpi di fortuna che gli capitano un po' tra le braccia, tipo una ragazza che è una delle più ambite del paese che si innamora di lui, non si capisce per quale ragione, però va bene, a parte questo aspetto quasi anche secondario. Lui ad un certo punto si trova anche suo malgrado ad indagare sulla scomparsa del matto del paese, e indagando alla fine coinvolge un suo vecchio compagno di università che adesso fa il poliziotto per farsi dare una mano. Dopodiché da quel momento in poi sarà il poliziotto a prendere la parte di protagonista nel romanzo e a risolvere tutti i casi che ci stanno dietro. Quello che non risolve il poliziotto comunque il lettore lo vede, perché vede anche una serie di retroscena, abbiamo un narratore onnisciente, quindi ci fa vedere delle situazioni dove anche il poliziotto non è presente, il giornalista non è presente, noi lo vediamo comunque, per cui arriviamo alla soluzione di tutti i misteri. L'altro difetto, e questo l'ho patito più io, che secondo me possa essere un difetto in generale, però è un aspetto che a me non piace, il romanzo secondo me è troppo lungo, ed è troppo lungo perché Tornaghi scrive un po' alla Manetti e quindi butta dentro dei personaggi secondari e ci racconta delle loro sottotrame. Queste cose, cioè, io le avrei tagliate. Per esempio c'è una scena, ecco, che poi tra l'altro lì l'ho trovata anche un po' rischiosa dal punto di vista da che parte stai. Ci sono, verso la fine del romanzo, due ragazzi che dormono nello stesso letto perché uno dei due non vuole tornare a casa, allora il suo amico lo invita a casa sua a dormire.
Poi questo ragazzo, che è quello che lo ha invitato, viene svegliato dal padre che fa una scenata pazzesca, gli dà degli omosessuali mentre loro cercano di difendersi e continuano a strillare: non siamo froci, non siamo froci. E il ragazzo, il padre del ragazzo, comincia a picchiarli pesantemente. I due ragazzi non si parlano più per un po', poi fanno la pace e vanno via in motorino insieme. Questa scena non aggiunge niente al romanzo, per quello ve l'ho raccontata, perché poi comunque non è che vi ho fatto uno svelamento di trama. Questa scena, se la tagliamo, se i due ragazzi vanno a dormire insieme e poi la mattina se ne vanno via in motorino, basta, è uguale e non c'è nessuna ripercussione sulla trama, proprio perché hai voluto aggiungere una scena un po' violenta, far vedere come questo ragazzino fosse succube del padre. Ma non importa, perché poi dopo non è che questo essere suo succube del padre ha delle svolte narrative interessanti, finisce lì la cosa. E sono tante queste piccole situazioni che vengono raccontate e che non hanno nessun sbocco utile alla trama. Quando sono troppe, secondo me, distraggono il lettore dal filone principale, che è quello della risoluzione del mistero. Ma perché cosa? Tu mi hai fatto vedere che ci sono delle situazioni ancora molto retrograde anche nei giorni nostri, in cui un padre vede due ragazzi che dormono insieme e si sente di trovarla una situazione insostenibile e comincia a picchiare il figlio anche se è già grande. Ma questa cosa ha aggiunto non solo alla storia, ma anche al colore di tutto il romanzo? Niente, secondo me. Cioè, ci sono tanti altri pezzi che si potevano togliere, ma che aggiungono colore, ma non nel senso di colore folklore, ma che danno l'esatto punto di vista di come la situazione è nel complesso. Cioè, la parte anche dell'andrangheta, volendo, si poteva tagliare, però ti fa vedere come ci sono delle infiltrazioni di malavita anche in quello che sembra soltanto un cantiere normalissimo, forse eccessivo, però che ci poteva pure stare. Cioè, però lui lo aggiunge, anche se non serve, per farti vedere com'è la situazione ai giorni nostri e non farti illudere che anche se hanno lottizzato in maniera un po' losca, poi alla fine vanno avanti a costruire in maniera normale, sì. Hanno lottizzato in maniera losca e in più le forniture di tutto quello che c'è intorno sono della malavita. Quindi davvero ti dà un quadro della situazione, ma il padre che picchia il figlio, quello proprio si poteva tranquillamente evitare, ma sono tante le piccole situazioni così che si potevano tagliare. Tutto sommato però è un bel romanzo, io l'ho letto con molto piacere, ho altri due romanzi di Tornaghi da leggere e sono ben contenta e credo che lui sia uno dei giallisti italiani che meriterebbe più notorietà, un po' un giallista che si meriterebbe la Sellerio, secondo me. Quindi, signori della Sellerio, se siete in ascolto, secondo me chiamate Tornaghi, che può essere uno della vostra scuderia. Questi erano quattro romanzi che io ho letto veramente nelle ultime settimane, di cui tre secondo me si prestano bene a essere letti durante le vacanze estive. Fatemi sapere cosa avete letto voi che potrebbe essere magari adatto alle vacanze estive. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con un prossimo video e nel frattempo buone letture a tutti!